L'11 gennaio 2020, Monsignor Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, celebra al termine di un appuntamento con i gruppi di preghiera di Padre Pio una liturgia eucaristica alla presenza di Monsignor Samuelin Marie Fabien, vescovo del sud del Madagascar. Parlando di Padre Pio, ha indicato la sua continua attenzione alla vita sacramentale, Eucaristia e remissione dei peccati. Siamo ormai giunti quasi al termine del periodo natalizio. Si conclude domani con la festa del battesimo di Gesù. E chi ha avuto l'opportunità, la grazia di partecipare anche alle messe feriali, avrà ascoltato quasi per intero la prima lettera di San Giovanni Apostolo, di cui oggi abbiamo ascoltato un brano della parte finale, dell'ultimo capitolo, il capitolo 5. Un testo apparentemente non facile, almeno quello di questa mattina, che potrebbe lasciarci un po' perplessi anche per il linguaggio che usa. Vorrei richiamare l'attenzione su una frase e cercare di chiarirla un po' e renderci conto come è parte della nostra vita. Ed è questa la frase. San Giovanni dice: tre sono coloro che danno testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. E dare testimonianza è la realtà più importante come cristiani. In altre parole, è essere martiri, perché il testimone è colui che offre la sua vita per intero a Dio, è un martire. E a volte alcuni di questi martiri sono chiamati anche a dare testimonianza, fino a versare il sangue, e ne conosciamo molti in tutte le epoche, e la nostra epoca è quella che di martiri probabilmente ne ha di più a livello mondiale. Allora, chi dà testimonianza? Lo spirito, l'acqua e il sangue? Velocemente ognuno di questi. Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, è lo Spirito che rivela Dio, è lo Spirito che ha permesso l'incarnazione di Gesù. L'angelo Gabriele dice a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te e tu sarai la madre del Salvatore. In te prenderà carne la divinità stessa. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La testimonianza principale è la testimonianza dello Spirito Santo, che se anche ci sembra di non vederlo, è colui che però continuamente crea le condizioni anche per noi oggi della testimonianza di fede. Senza lo Spirito non saremo testimoni, senza lo Spirito non ci sarebbero i martiri, senza lo Spirito il Vangelo non verrebbe predicato in nessun luogo. Senza lo Spirito nessuno di noi sarebbe in grado di dire Padre a Dio. Sono parole di San Paolo e ci dobbiamo veramente credere. Di questo Spirito ognuno di noi, in quanto battezzato, è parte, è vita, è espressione, in qualche modo è anche voce. E l'acqua, e ne viene di conseguenza, l'acqua rappresenta fondamentalmente i sacramenti, incominciando dal primo, fondamentale, potremmo dire unico, da cui poi dipendono tutti gli altri sacramenti, il battesimo. Il battesimo che raccoglie, ecco, per intero la vita terrena di Gesù, dal battesimo di Giovanni, che celebreremo domani, al momento della croce, dove aprì il suo cuore trafitto dalla lancia
e versò, dice Giovanni, sangue ed acqua. Battezzati vuol dire essere immersi, andare in qualche modo in apnea sotto l'acqua. Ecco, immersi in quale acqua? Ecco, e ancora una volta, l'acqua dello Spirito Santo che rinnova le nostre vite, le purifica e ci rende voce e testimoni della divinità in modo concreto. Ed è in virtù, ecco, di questa immersione totale nello Spirito, attraverso i sacramenti, il sacramento del battesimo e gli altri sacramenti che rivitalizzano ogni giorno il battesimo e l'Eucaristia, la confessione, sono quelli del cammino quotidiano, ecco, possiamo arrivare al terzo testimone, che è il sangue, e il sangue di Gesù, il sangue del Signore versato sulla croce per ognuno di noi. Ogni goccia del suo sangue è sufficiente per la salvezza dell'universo intero ed è sufficiente per la salvezza di quell'universo che è ognuno di noi, ogni persona, credente e non credente, perché il Signore è alla ricerca continua di tutti e non vuole che nessuno vada perduto. Siamo di fronte a Padre Pio, ai suoi resti mortali, alla sua grande testimonianza. Sentiamo in lui un modello per la nostra vita. Ecco, se guardiamo con attenzione alla sua esperienza, ci rendiamo conto come questi tre testimoni siano stati in lui veramente forti e decisivi. Lo Spirito, con il dono unico che gli ha dato di essere il rappresentante in terra, quasi fisicamente, carnalmente, del Cristo crocifisso e risorto. La sua attenzione continua alla vita sacramentale, in particolare all'Eucaristia e alla confessione, alla remissione dei peccati, che avrà vissuto prima passivamente per sé e poi in forma attiva e attivissima, a dono e attenzione per gli altri. E come non vedere in lui lo spargimento continuo e fisico di sangue quotidiano attraverso le stigmate, ma non per lui, bensì per noi e per l'umanità, come è stato chiamato Cireneo dell'umanità. Allora, anche attraverso la sua intercessione e la vicinanza che il santuario ci dice fisicamente, chiediamo la sua intercessione perché anche per ognuno di noi, secondo la vocazione che ha ricevuto, l'esperienza, la responsabilità e i limiti che possediamo, possa dare questa testimonianza, accogliendo lo Spirito, immergendosi continuamente nel mistero del battesimo e dei sacramenti, disposto ad essere testimone, versando il nostro sangue, dando la concretezza della vita di ogni giornata. Amen.